Trafori quando adesso. Nelle case è fotonico, Ma cos'è che tu dare in live mentre non c'ero? Cioè? Oh, Fury0023 scrive che sfigato Fartiz. Ma ho detto che voglio il pompa incendiario. Ah, ok. Allora, ha ragione. Sì, quel periodo ha incrementato notevolmente le sue bombe. Giocava solo col pompa incendiario. Venceva tutti i fight da vicino. Era, come si può dire, quasi un buon teammate. Era una garanzia nelle case. Entrava lì sfidando. Minchia. Entravi lì con un bel doppio passo. Dasma direttamente. Ma non hai visto il video di quel torneo 2v2 dove Dario mi ha fatto perdere il gol di GB? Oh, minchia. Ancora ti ho fatto perdere, zio. Un timing incredibile. Bro, l'avevamo analizzata. Sì, che l'avevamo analizzata e semplicemente avevi fatto una giocata d'Apollo. Bro, eravamo 5 a 5, terza mappa in finale. Bomba piazzata per noi, tutti vivi. Io che miravo la bomba, Dario doveva solo guardarmi le spalle che non mi arrivassero da dietro. Zio, no, mi entra allora, una mia coltella. Mia coltella, allora, ti rendi conto? Il discorso è che, vabbè, innanzitutto su quel gioco non si sentiva. E poi si fa turnare, sì, oltretutto. Pensa anche no, non è vero. Sdraiato, è ferito, è scappato. Dov'è? Indietro. È scappato indietro, è scappato indietro. È là a sinistra probabilmente, Dario. Dove minchia era? Non c'era. Zio, minchia, era da tradare istantaneamente quella. Ma non kill, l'ho visto, te lo giuro. Io, te lo giuro, cioè... Era lì sdraiato proprio. Fuori da poste? Io sai che ti attaccare? Dico qua. Io qua me ne salgo nella casa. No, sei un po' troppo... Lo rifacciamo ancora così, Leo? Se te la senti. Sì, facciamo ancora così. Vai. Distruggere l'obiettivo. Abbiamo la bomba. Vai. No. Mira, Dario, io esco solo se miri. Piazzo. Arriva. Flankano sicuramente. Bomba piazzata. Guarda davanti. Ma idrica. Non mi ha coltellato dentro poste. È uscito. Ti stanno... Lato a destra. No, abbiamo perso. Zio, non mi ha preso la coltellata questo sti merda. Non mi ha preso la coltellata. No, se la sai credo, Leo. Abbiamo avuto sfiga e basta. No. Ho killato uno e poi sono morto, che mi hanno pushato in due. Praticamente, su Orok c'era il timing che se uno pushava subito per flankare e tu non guardavi subito il flank, roba tipo nei primi 20-25 secondi, non lo vedevi passare. Cos'è successo? Quindi Leo è andato a piazzare e poi si è messo a guardare il flank. Però il discorso è che poteva essere già passato dietro e magari essersi fermato un attimo. Quindi io cosa facevo? I primi 10 secondi li ho passati a guardare front e tipo piccavo anche il back. E cosa è successo? Che nel momento in cui ho piccato il back, uno ha pushato da front e non l'ho visto. È stato timing. Mi volevo mettere a piangere, bro, in quel momento. Quando mi hanno accoltellato da dietro, letteralmente, con Dario che mi doveva avere le spalle, bro. Cioè, ti rendi conto? Accoltellato, neanche di CC. È arrivato e mi ha tirato una slamata. Madonna. Mentre lui la slamata sul multi è bruttissima. Io non ho mai giocato multi. Su Ghost era OP, bro. Sì. La flamata era minchia, scherzi, shottava e pigliava da distantissimo. Io ne tiravo un botto in flamata. Le flamate sui shottavano tutte. Comando sì, però. Però mi ricordo che su Ghost Mica era il primo più come quella di MV2, per esempio, non è quel fuori. Vabbè, perché su MV2 c'era comando, però su Ghost, se ti ricordi, era stato il primo anno che facevano l'animazione che quando lo accoltellavi tipo lo acchiappava proprio, non era solo una slamata e basta alla MV3. Proprio c'era l'animazione che tu lo prendevi e lo accoltellavi. Ma era ultra buggata perché pigliava da lontanissimo, poi era velocissima. Non ricordo, sai, ancora da vedere. E poi Dario era nelle glitch più buggato della storia, era dietro una macchina di Warwick, non se la ricordo ieri, era una macchina altissima. Gli spuntava che soltanto gli occhi, Ghost. Cioè, riuscì a farsi trombare da uno in un fight. Ma non è vero, ma cosa stai dicendo? L'ultimo, che uno l'ultimo ti aveva aggannato mentre eri edglitch, zio, eh. No, perché mi ha pushato close, zio, col Vector. Cioè, non ero in edglitch quando mi avevo fightato. Mi hanno pushato in due al camion, uno me lo so fatto, l'altro mi ha pushato... che addosso, cioè, non...
Cos'era questo? 2015? 14? No, l'avevamo fatto dopo diversi anni. Era già il periodo in cui c'erano solo i banger che giocavano. Minchia, zio. Poco che quello era un torneo dove, su GB, ma mica tutti con gli account smurf. Bastardi, cazzo. Giuro. Incredibile. Che regole c'erano lì? KD? Che roba era? No, era praticamente, c'erano i tornei per chi non aveva ancora preso il gold, che era... Ma li facevano tutti quelli che l'avevano vinto, per quelli con smurf. Però, esatto, quelli cosa facevano? Siccome facevano praticamente solo tornei così su GB, la gente si faceva passare gli account da gente che non aveva, esatto, mai vinto il gold. Non fare load intanto. Glielo vincevano e via. E prendevano i soldi loro, ovviamente. Passavano dall'altro account. E noi potevamo vincerlo quel giorno, potevamo, se non fosse che, vabbè, la storia già la sai, purtroppo. Se vuoi, guarda, c'è il video, no bla bla, capito? C'è il video. Poco che anche quelli hanno due belli smurfoni. No bla bla. E a quel periodo quanti ne facevamo? Fiori, non esagerare, Fiori. Avete una piastra? Roba veramente da fuori di cabeza, Dopo quel torneo perso... Quanto vincevi su GB ai tempi? Un torneo del genere quanto vincevi su GB? Sai che non mi ricordo. Oh, tipo 180. Ti dico che dopo quel torneo là perso in finale, ho continuato a farli. È praticamente andata una maledizione. Attualmente ho fatto su Ghost tutto in un paio di settimane. Ci buttavo i soldi infiniti, costava entrare. Ho tipo una cosa come 8 gold, 8 silver, zio. Quindi 8 secondi posti. Forse qualcosa in più di bronzo, quindi terzo posto. Io a una certa ho mollato la presa perché, minchia, ogni giorno erano tipo 10 euro di iscrizione. Basta, porco zio, cioè. Dopo che ne abbiamo giocati un botto. Dopo fai perdere i miei soldi e poi, capito, ti tiri indietro, bello? Ah, certo, mi tiro indietro. Minchia, dopo che giochi un botto di perdi un botto di semi, minchia, inizia Road Race Scudder. In Vizzone abbiamo la maledizione di Next Up. Caso tipo i tornei su CMG, 400-500 dollari. Arriviamo in finale, siamo arrivati tipo due volte. Persi tutte e due le volte. Tassa di raga, per favore. Bruttissimo. Sì, più o meno funziona così, zio. Mamma mia. Quando ti perdevi al primo round, zio, che avevi più forti subito, bello, 10 euro presi e stracciati. Mi ricordo invece una volta, Leo, eri andato a casa di Anna. Sì, sì, c'era la connessione di merda, ti ricordi? Minchia, sì, dai, facciamolo lo stesso. Faccio, Leo, ma guarda che laghi. No, facciamolo. Minchia, zio, entriamo nel torneo GB. Leo, un'attacca fissa. Crashavo anche, ti ricordi? Soldi presi, letteralmente stracciati. Io credo in cui eravamo letteralmente dipendenti da quei tornei di merda. Se non c'era una sera, almeno era una serata sprecata. Peccato appunto che qualcuno qui, insomma. Yeah, però belle vibes, mi ricordo ci collegavamo su TS. Sì, no, cara, troppo divertente Ghost, cioè. Si chillava, minchia. Grazie Tacto per i 5 mesi. Ma tipo il circolo ai tempi, quanta gente c'era che giocava in modo abbastanza competitivo. Vedete, c'è già per definito Choc Factor. Sì, Choc Factor. Gente, ci credo, sono sceso. Minchia, Liquid Kill non è stato divorato da un pitbull, letteralmente.